all'improvviso salta fuori questo rendering clamoroso della duetto. Iconi è un progetto che è sempre in corso, nel senso che poi noi quello che si percepisce da fuori magari è una cosa un po' statica, no? Con le sue release. L'obiettivo del progetto è di andare avanti sempre di più e di alzare sempre di più il tiro. Io le divido un po' a fasce, le macchine elettriche, no? Quindi c'hai la fascia più piccolina, che sono quelle con i pacchi batterie da 10-12 kWh, che sono, diciamo, sono abbastanza approcciabili anche senza troppa esperienza, nel senso che mettere insieme un pacco batterie da 12 kW con un'azienda tipo Neutron ci è venuto bene, si fa e funziona. La fascia dopo, secondo me, è quella che vai dai 35-45 kWh. Che è quella su cui puoi iniziare a convertire delle macchine, quelle macchine che pesavano intorno alla tonnellata, tonnellata e mezza, no? Quindi macchine già un po' più serie, che può essere la Porsche, che può essere vecchia 911, piuttosto che macchine piccole sportive di una volta. Poi la fascia dopo ancora è quella dove vai sui fuoristrada. Piuttosto che sulle macchine grosse, che lì inizi ad aver bisogno di più energia, più potenza, più tutto, e lì sei più, insomma, come una piccola Tesla, no? E quindi quello è il punto d'arrivo, cioè arrivare agli 80-100 kWh. Chiaramente ci devi arrivare per gradi, quindi adesso ci siamo fatti la nostra esperienza sul piccolo, e secondo me deve partire la fase 2, che è farsi l'esperienza sul medio. E la macchina base della fase 2 per voi adesso è il duetto. Non necessariamente, in realtà ne stiamo valutando un paio, infatti poi l'idea è di far uscire altri render nel giro di una quindicina di giorni. Il duetto è quella su cui abbiamo lavorato di più, in realtà è più di un anno che ci stiamo ragionando sopra. Questa duetto è una quarta serie, ma assai evoluta. Mi sembra di Allora, capire. è evoluta in maniera abbastanza smart, perché se la vai a vedere, no, e quello su cui interveniamo sono i due paraurti, Sì. le minigonne, magari il fondo delle portiere, ma non credo, e basta di carrozzeria. Quindi è tutta la parte bassa dell'auto, che però sono componenti che monti, cioè non andiamo a tagliare la carrozzeria. Clamoroso il fatto che non ci siano i finestrini, mi sembra di capire, non c'è la capote perché c'è il giro di legno Non c'è la bellissimo. capote. Lì l'abbiamo valutata e io vorrei fare una barchetta pura, tipo la Monza, cioè proprio è aperta e basta, la tiri fuori se sai che non piove. Questo perché è molto, cioè se tu vedi la macchina, adesso io amo le Alfa, però c'avevano dei problemi di finitura abbastanza evidenti, perché con quelle, Nonostante Pininfarina. nonostante Pininfarina, la lamiera tutto attorno dove entra la capote, così via, è proprio sembra tagliata col flessibile, cioè proprio un lavoro un po' approssimativo, che andava bene per carità per quegli anni lì, al giorno d'oggi soprattutto, e qui mi ricollego al discorso di prima sul costo. Se vuoi chiedere delle cifre, lì deve essere perfetto, no? Quindi a me avere quella capote così manuale, invece credo che anche in vista di quello che è il progetto Iconi, che significa di prendere un'icona e trasformarla in tutto quello che poteva essere, quindi estremizzarne un po' i concetti, possa aver senso lasciare la macchina completamente aperta Sì. e dire questa è la macchina, no? Ho trovato un pensiero anche molto coerente con in realtà l'autonomia o il tipo di utilizzo che si potrebbe fare di un'auto del genere. Tra l'altro, meraviglia l'hardtop di Hardtop trasparente. trasparente. Super figo, super Quello figo. è una citazione storica Sì. del Superflow, che era un sai, prototipo della 6C3000, che c'ha quando abbiamo iniziato a lavorare all'idea, cioè, ci ha subito affascinato tantissimo e volevamo riproporla. Anche lì è un problema molto serio di costo, perché fare gli stampi per le plastiche trasparenti è una roba che è veramente proibitiva, però stiamo lavorando per cercare delle maniere, magari mettendogli una piccola struttura che ci permetta di dividere i pannelli, se
Però a me piacerebbe da morire riuscire a farlo, trovo che sarebbe veramente una roba speciale. Mi sono divertito a guardare le tue risposte dirette ai lettori su Instagram e insomma si vincono una serie di cose. Intanto che come sempre ci sono i sì e no, elettrificazione sì, elettrificazione no, mi è piaciuta molto la risposta che tu hai dato praticamente sempre, l'alternativa è tenerle a marcire, perché comunque qualcuno dimentica che molte automobili d'epoca, in realtà, vuoi per costi di ripristino, vuoi per tantissime altre ragioni, vuoi per l'impossibilità di essere utilizzate, ragazzi, si possono usare il sabato e la domenica e tendenzialmente se hai una ragione per usarle, quindi sempre di più saranno auto veramente da tenere nel cassetto. E quindi questa risposta mi è piaciuta molto. Mettiamola così, per noi è un win-win, nel senso che a noi conviene usare quelle che hanno il motore più bollito, no? Cioè è inutile che vada a comprarne una perfetta certificata ASI per sventrarla. A me serve un telaio che sia dritto e i pannelli di carrozzeria che non abbiano ruggine, cose del genere. Poi il resto cambio tutto. Quindi gioca a vantaggio del prodotto, no? Andarmene a cercare uno che sia la macchina con quelle 3-4 cose che mi servono in ordine, ma il resto può essere completamente sfasciata. Quindi, in effetti, noi non andiamo a toccare quelle belle, ben tenute. E secondo me quella è una cosa importante da ricordare perché c'è un campanilismo assurdo su questa storia dell'elettrico in cui tutti, ma anche. Ti dico, anche sulla Delta in tanti ci dicono, ah, voi fate fuori le macchine. Cioè, sulla Delta di HF 16 valvole ne hanno prodotte 5.000. Quelle 5.000, più della metà, sono in condizioni non ottimali, no? L'altro tema forte che ho notato ovviamente è quello dell'alfismo, cioè togli il motore all'alfa, che cosa succede? Quello lo so, e che poi sai, non bisogna neanche pensare che noi siamo persone così quadrate, che hanno un'idea in testa e basta, cioè sono dubbi che abbiamo anche noi, che ci poniamo spesso. Io stesso ho avuto delle discussioni interne perché dici però l'alfa toglie del motore, allora dici ok, proponiamola sia col motore a combustione che col motore elettrico, oppure dici no, bisogna essere coerenti con le proprie idee, ai coni. Sull'elettrico e quindi oppure inizi a pensare a soluzioni ibride in cui dici tengo il motore ma gli metto un KERS che mi permette di omologarla come auto ibrida. Le possibilità sono tutte aperte davanti a noi. Secondo me, proprio sul duetto, proprio perché si tratta di una limited edition in cui alla fine ne vogliamo fare una ventina, una trentina, una quarantina, meno di 50 di sicuro. Secondo me ha molto senso perché l'elettrico sull'auto aperta. Eh sì, infatti questa era la risposta che davi e la trovo assolutamente innovativa perché è un'esperienza. A me piacerebbe un sacco, cioè secondo me è un'esperienza nuova che va a migliorare anche per certi versi la vita in quell'auto specifica lì. Poi mi dicono il rombo del motore, sì, va bene, però non è che il rombo del duetto sia mai stato. Sì, non era sì, l'alfa che prendevi per quello obiettivamente, ma Era per l'alfa che prendevi per il piacere di avere il vento nei capelli, di farti il weekend al mare. E poi comunque mi immagino sta macchina fargli fare 0-100 in 5 secondi e buttarla di traverso, a me divertirebbe. l'altra considerazione che mi ha fatto parecchio ridere era sui colori, perché chiaramente io l'ho trovata una selezione gentile di colori. Qualcuno tu hai risposto: beh, insomma, gli interni rossi e l'auto verde, gli hai fatto vedere un vecchio GTV, mi sembrava un Sì, 1650, non so. una roba del genere, adesso l'ho cercata al volo perché Possiamo volevo scurire. scoprirla un po'. Ma allora, in realtà, questa è una cosa che noi facciamo quando lavoriamo a dei render, cerchiamo di non lavorare mai con i colori migliori per quell'auto, perché è, tra virgolette, troppo facile, no? Nel senso che se tu riesci a fare una macchina che viene bella anche in dei colori che proprio non sono quelli che ti vengono immediatamente in mente, poi viene ancora più bella quando gli metti quei colori lì. E
Da un lato è stato quello, cioè di non scegliere il rosso, quei colori che sono molto ovvi dell'immaginario Alfa Romeo. E dall'altro era anche dare una visione un po' di rottura, no? Dice già che è elettrica, gli cambi proprio l'identità e quindi fare una cosa un po' più spensierata, un po' più da Miami, tra Sì. virgolette, e non collegata agli anni 60 anche, perché comunque noi vediamo il duetto come macchina più anni 80. Ecco, due ultime considerazioni. La prima è la grande quantità di citazioni al mondo duetto, in realtà, perché ci sono le calotte anteriori, ci sono i fari a stella della seconda, terza generazione, ma col canale allargato, Grazie, certo. il becco posteriore, che è una citazione alla terza serie, ovviamente, al plasticone mitico. Sì. E ti sei divertito? Molto, ma noi credo che un po' del valore aggiunto che riusciamo a dare a questi progetti è anche quello, no? Cioè, questa capacità di andare ad analizzare la storia e a scegliere alcuni elementi a cui fare riferimento. Qui abbiamo avuto un aiuto d'eccezione perché ci siamo rivolti a Walter De Silva, che Ecco, è il mio mentore. Sul fatto dell'elettrificazione, Walter non è mai stato un grande fan di quello, ma l'ha accettato di buon grado perché ha capito la natura del progetto. No, poi per il resto, per esempio, la storia delle calotte trasparenti, cioè tutte quelle cose che erano poi tipiche del proprietario dell'epoca. Me le sono fatte raccontare da lui che le conosce molto bene. Anche la scelta, perché all'inizio volevamo lavorare sulla terza serie. Ed è stato proprio lui a dirci: non lo fate, lavorate sulla quarta serie, perché e ci ha dato tutta una serie di indicazioni tecniche su come era stato rilavorato il telaio, che ci hanno spinto a considerare che alla fine sia una macchina molto più adatta ai giorni nostri. L'ultimo tema che volevo toccare con te è quello che riguarda invece la strumentazione di bordo. Il cruscotto deve rimanere analogico e nascondere la tecnologia o deve essere Complicato. ipertecnologico? Allora, io poi magari mi sbaglio, ma sono dell'idea che la tecnologia non si debba vedere. Cioè, a me poi una cosa che non sopporto è lo skeuomorfismo, cioè quando fai il quadrante come quello vecchio ma digitale. Cioè, quello per me è una roba che funzionava 10 anni fa anche Sì. sull'iPhone, no? Quando ti facevano i finti tasti, le finte robe. Secondo me è un passaggio che si è fatto perché ha aiutato la gente a capire che lì potevi schiacciare col dito perché è a forma di bottone. Adesso, se vedi, è completamente sparito, quindi ormai la gente si è abituata al concetto che puoi attivare dei link semplicemente se c'è una scritta. Quindi io sono dell'idea che quando introduci la tecnologia digitale deve essere nativa digitale. In questo contesto qui a me piace di più non vederla la tecnologia, preferisco vedere tutto analogico, pulendolo molto e però tenendo le informazioni al minimo. Anche nella Jolly abbiamo uno schermino che ti dà quelle quattro informazioni di base di cui hai bisogno, però abbiamo fatto i numeri per integrarlo proprio all'interno del quadrante originale, quindi è molto discreto. Sulla Panda addirittura non l'abbiamo messo. E vedi il livello di carica nell'indicatore della benzina. Sì. Non è proprio una soluzione ideale perché non hai la precisione di sapere sai al chilometro quanta autonomia hai a disposizione, è un po' analogica come cosa, però abbiamo anche considerato che alla fine spinge a un uso un po' più conservativo, un po' più attento, no? Quindi quando la vedi che va sul E poi ci basso. sta, insomma, sono auto super analogiche, no? Sì, secondo me alla fine ti ci ritrovi meglio. A me farebbe strano avere un duetto tutto bello, tutto pulito e poi mettere lo schermone. Se non puoi farlo a livello eccellente, preferisco non farlo proprio e tenerla bella pulita come era.